Silva Zanicchi era arrivata a Tusi Quevales per sostituire Mara Venier, ma purtroppo l'avventura della cantante deve interrompersi. Finirà sabato sera l'esperienza di Iva Zanicchi a Tusi Quevales. Il programma di Maria dei Famosi, che ha visto la cantante prendere il posto di Mara Venier, tornata in Rai alla guida di Domenica Inn, a capo della giuria popolare. Ora però la signora della TV dovrà lasciare la sua poltrona. Iva Zanicchi lascia il programma. Un'edizione, come quello di quest'anno Tusi Quevales, come le precedenti, particolarmente premiata dagli ascolti che, però, è giunta ormai al capolinea. Tusi Quevales chiuderà infatti i battenti il 1° dicembre. Ovviamente Iva lascerà la sua poltrona, la cantante ha parlato dei suoi progetti futuri in una lunga intervista pubblicata sul magazine di Piuti. La cantante ha tantissimi progetti in cantiere. Il 31 dicembre prossimo tornerà in teatro con il musical Made in Italy. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Ciachi di Milano, e sarà l'ultimo di una lunga serie di bellissimi impegni. L'ispettore Coliandro. Iva Zanicchi racconta un retroscena shock. Ormai l'avventura a Tusi Quevales è quasi si avvia alla chiusura, Iva Zanicchi ha colpito il pubblico e ieri sera ha fatto anche una comparsa in un episodio della serie TV L'Ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli, in onda su RAI2. Sulla fiction ha rivelato un retroscena inquietante. Il fucile era finto, caricato a salve, ma quando ho premuto il grilletto ho sentito un botto così forte che mi sono spaventata. Mi sono messa ad urlare, e sono corsa via. Su Morelli svela è un uomo eccezionale oltre che un bravissimo attore. Speriamo di rivedere anche nella prossima edizione del Talent la bella e simpaticissima Iva Zanicchi, che con la sua spontaneità sa come rallegrare le nostre giornate e i nostri sabato sera. Possiamo comunque seguirla con gli spettacoli e i progetti che ha in serbo.